Bella raga, come Nex, bentornati sul canale. Siamo che siamo in un nuovo video di Clash Royale, signori. Esattamente, tornati con un video scalata. Siamo fermi esattamente alle coppe dell'altra volta, perché non gioco appunto da quel giorno. Però ragazzi, oggi siamo pronti per andare innanzitutto sopra le 5-7 e procedere verso le 6.000. Ma come seconda cosa, signori, sto in attesa di trovare il baule mega cangiante, perché abbiamo da più o meno 5-6 bauli il mega cangiante. Quindi è probabile che già nel prossimo episodio lo vedremo saltare fuori. Non so sinceramente se ci sia una correlazione tra bauli rari e matchmaking, nel senso che se c'è un baule raro è più difficile. Non lo so, queste cose non le ho mai capite. Non so nemmeno se possono essere vere o meno. E comunque, prima di partire, un bel mi piace, ragazzi, che è fondamentale per la ripresa del canale. Già vi ringrazio perché anche lo scorso video mi avete dato un supporto pazzesco. Con questo, iscrizione e campanellina per essere aggiornati di quando usciranno i prossimi video, perché almeno vi vedete lo sblocco del baule super cangiante, mega cangiante, come si chiama, e magari sculiamo qualcosa di figo. E con ciò, ragazzi, beh, direi che sei pronto, con un commentino sotto con scritti forconi, perché oggi, ragazzi, tireremo forconi e porconi. Spero di no, ma sarà sicuramente così, perché non droppo da un pochino, quindi è capace che magari qualche sorpresa ce la riserviamo. Il deck che utilizzeremo è sempre comunque questo, e già che ho visto dei commenti perché utilizzo il patata al posto del golem di ghiaccio, è perché a queste coppe non si può usare il golem di ghiaccio, perché la gente fa i deck a caso e quindi trovi contro delle combinazioni impossibili, e diciamo il patata è molto più utile in fase difensiva. Detto questo, partiamo col primo game. E ragazzi, un like per non farmi trovare le mongolfiere, perché ultimamente stanno venendo fuori come funghi, è una roba incredibile. Quindi lesti come se salicessimo un delinquente, partiamo contro il primo avversario di quest'oggi, e siamo contro, signore e signori, il signor Zotia King, che per noi sarà, per comodità lo chiameremo Zampogna. Sarà il Zampogna per noi, via. So che non si chiama così, ragazzi, ma va bene. Zampogna è più facile da dire. Two hours later. Oh, ma Zampogna, oltre che essere fatto di pelle di capra, pure il cervello è un bello vino, eh. Oh, meno ma, cioè un'ora tutte le volte, ed è pure livello 13 questo. Incredibile, fratm. Adesso facciamo così che glielo truchiamo bene. Io vorrei ripartire di carogna. Se c'è una struttura, ragazzi, ve lo dico, oggi sarà un video religioso. Non buttare, eh. Non buttare un cabbo, non buttare un cabbo, non buttare. Bravo Zizu, va benissimo Mezzizu. Va veramente de bene. Per patata no, che mi resetta sto qua, che adesso. Ragazzi, devo mandare giù lo sbaffuto. Giù di patata contro sta scimmia coi baffi e via. E un po' di botte e noi gliele diamo. E no, basta, ragazzi. Ma perché ogni 3x2 c'è un pallone? Perché? No, ragazzi, devo andare di polenta. Ragazzi, devo buttare la polenta sulle balle. Polenta sulle balle dello zio e via. Via, 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 sorella. Porca vacca, raga, tutte le volte becco. Oh, ragazzi, cioè il pallone lo trovi un deck sì e due anche, è incredibile. C'è una roba che è incredibile. Continuate a usarlo così lo nerfano. Usatelo così almeno ce lo nerfano. Ragazzi, non lo so. Cioè, stiamo in vantaggio, però, boh, secondo me adesso mi parte con la travata incredibile. Butta giù un pecca, sicuro. Ma adesso mi molla il pecca, guardate. Andiamo di carogna. Avrà il pecca. Gargamerla. Va bene. Ok, me l'aspetto. Va benissimo. Adesso lui... Lockbait col pallone. Ma puoi avere la madre che... Porco giuda. Scimmiotta, fa la scimmia. Come fa il verso della scimmia? Fa... Non so come si chiami. Se tipo il guaito, quello del cane, la scimmia, non lo so com'è. Scimmiottare, non lo so. Vabbè. Comunque fa... Ecco. Già, il mio autismo è partito a manetta. Allora... Zizu, frate, però... No, lasci sta... Ragazzi, Zampone, loro picchia tanto. Tua madre, quell'omino di Adrem. Quell'Adrem di tua madre. Una bella polenta, questo coglionazzo. Blocchiamo le palle dello zio, per favore, porca vacca, le palle. Io ripartirei di carogna, ragazzi. E avanti col porco, giù cattivi se c'è un'altra truppa. Ah, godo, malissimo. Lamberto, ragazzi. C'è Lamberto, ha sbattuto Lamberto, questo è un gran problem. Cioè, no, non è un problem, però se facciamo così, fratello. Adesso lo manderà, manga mongolfiera, manga de mongo de fiera. La devi mangare tu, mango io, mango tu, mango io. E io, ragazzi, riparto di carogna, perché se è demente non va. Se non vai di pallone tu, vado io con la carogna. E giù di pallone. Signori, è quittato. Io godo, sincero, godo. Eravamo counter di sto deck. Anche se era un pallone, eravamo counter, perché avevamo bene o male le truppe per fermargli ogni singola sua unità. E quindi ce la partiamo a casa, non poteva fare niente. È tornato sulle sue montagne a suonare la Zampogna. Ci vinciamo 29 coppe, perché 30 gli faceva schifo. Ma vabbè, abbiamo vinto, l'importante è quello. E ci prendiamo, signore e signori, le nostre amatissime coppe. E arriviamo però con più 29. In teoria dovremmo arrivare a 69. E ecco, mi ha levato il numero pari. Vabbè, ragazzi, vabbè. Se facciamo 31, facciamo le 5-7. Vediamo. Vediamo, ragazzi, come va a finire. E siamo Ladies and Hombres contro un italiano, ragazzi. Siamo contro il signor Conde del clan Pizza Pasta. E la terza parola solitamente era una bestemmia. Non so se l'hanno fatta apposta, se... È così, veramente, ma io la conoscevo con pizza, pasta e vabbè. Comunque, ragazzi, manda Anthony, il bravo italiano. Anthony, cannavacciuolo, non può mancare. E io volendo sbatto sulla carogna, ragazzi. Lui ci mette Antonino e io ci metto il maiale. E andiamo giù cattivi, ragazzi. E
Ovviamente, ragazzi, mandare Anthony assieme a un Pekka è la cosa migliore da fare. E nel mio caso la cosa migliore da fare è invocare qualche santone tipo Frate Indovino. Però se lui mi ammazza Anthony e io metto magari i scheletrozzi qua davanti, se non c'ha qualcosa a ampio raggio, io me la godo malissimo. Manda un minero, un minazzo a far fuori lo zampone, che me lo accoppa però volendo. Il patata, ragazzi, tanga come un bufalo. È un mulo, letteralmente. Giù di carogna, che Dorian Lesir non ce l'ha. O forse sì o forse no. Ma io godo malissimo, cioè, lo sapevo. Ok, il deck con il Mega Cavaliere e il Pekka sono quei deck che mi fanno veramente ingiurare contro veramente la, il, tutte quelle cose ecclesiastiche che fanno, che avete capito. Diversamente devo fare così perché devo salvaguardare i Tartari, ma questo sarà un big problema. Fratelli, questi big problema. Fate fuori torre, faccia fuori le rape. Oh, le rape, non il Mega, le rape, bravo. Oh, ma posso essere così demente da mi cliccare la carogna? Adesso sicuramente questa non va a torre nemmeno. Infatti, guarda, due colpini me li dà, uno e uno de dos, e ho perso 4 di Elisir. Ragazzi, sono un po' un pistola, ma stavo guardando che, di ammazzare tutte le truppe lì in campo e non ci ho fatto caso. Ho detto vai via, la mollo lì, e invece è andata al centro. Ho fatto un po' la minchiata, ma vabbè. Perdonatemi un po' l'autismo, ma a volte capitano cose magiche. Fratello, fai fuori, per favore. Ragazzo tampone, tu veramente rotti coglioni. Era meglio mandare il patata sul ragazzo zampone, ma volevo salvare il cannone. Due tine ce le prendiamo, colpa mia. Io, ragazzi, riparto di carogna, che in teoria forse non è Elisir. Forse ne ha, no, siccome ne ha, ragazzi. Questo mi manda giù il Mega Cavaliere. Esattamente, arriva lui, ragazzi. Arriva quel grandissimo stronzo, il Mega Cavaliere. E per me questo può essere veramente un big problem. Perché se io faccio così, e lui... Ma io faccio così? Guarda, è un big problem, un par di minchie. Un par de coiones, ragazzi. Io volendo, anzi, difendo così e riporto pure di carogna. E avanti col porco. E giù, ragazzi, suino. Non mandare peccone, pretato questo te lo frizzo. E io una tina la faccio stang. E niente, un Kaiser perché c'era Anthony dietro. E Anthony, ragazzi, come raspa maroni. È veramente incredibile. Stiamo comunque tenendo bene. Penso di essere abbastanza... Non so, cioè, non dovrebbe essere counter perché ha delle truppe veramente pesanti. Però nel caso riusciamo a deviargli le truppe e farle girare un pochettino la cosa... Mi garba, fermali per carità di Dio. E giù col porco, ragazzi. Avanti così, prendiamo questi qua. La carogna dovrebbe dare le hit necessarie per la polenta. Ci sbattiamo, indi per cui una bellissima polenta, ragazzi. E la partita è nostra allo scadere degli 0 secondi. GG, ragazzi, forse eravamo counter anche qua. Non lo so, le truppe sono veramente molto pesanti. Magari doveva caricare di più. Se fosse partito in fondo col pack a caricare, probabilmente mi prendeva tutte e tre le torri. Perché il deck era veramente molto pesante. Se avesse avuto anche Anthony a fare la combo, mi avrebbe massacrato. Comunque, sempre per rimanere a tema, ancora 29 coppe. Le 30 non gli piace darcele, assolutamente 29. Nel mentre, mi sa per sempre questo coso, arriveremo anche al punto che prenderemo tutte le ricompense. Così me lo levo dalle balle. E signori e signori, il terzo game di quest'oggi ce lo facciamo contro il rullo di tamburi, il signor Bonaparte. Ragazzi, siamo contro quello gnomo infame di Napoleone. Vediamo un attimino come se la gioca e soprattutto se avremo abbastanza culo. E non sarà un counter deck, dico così perché solitamente, solitamente, fratello, capita che dopo che ne vince un po' il gioco dice: aspetta che questo vince troppe partite, facciamogli un po' andare il cervello in cancrena e facciamolo droppare un pochettino. E comincia a mandarmi contro, pallone, profusi, spawn deck, ale ragazzi, festeggia. Ragazzi, la fiesta qua, spawn deckino, che se c'ha l'ercio con lo spawn deck, madonna, ve lo dico, cioè oggi, no, oggi non mi tengo, Non so che deck possa avere, ragazzi. Se c'ha, anzi, i maiali, ragazzi. Se c'è maiali in royale, abbiamo perso. Se hai Porsche, abbiamo perso. Madonna, che fastidio i fitness, ragazzi. Che fastidio. Vabbè. Fratello, ma che cavolo de push è quello che fai tu, fratello, dai, Signor cannone, faccia fuori quel mini pecca del... Me. Ragazzi, ci sono tante cose che potrei dire, che cominciano con la P e finiscono con orco. Facciamo fuori questi, la mecella fit. Fai fuori fit. Andate nella ciclabile a correre, per favore, basta. Per favore. Ragazzi, quasi quasi riparto, ma lui sicuramente avrà la struttura. Io riparto anche di carogna. Ma questa è la strutturina. Questa struttura ce l'ha, guardate. Mo adesso c'ha la struttura, per forza. Ecco, no, John, demente. No, ok, perfetto, molto bene. Molto bene, ha buttato almeno a sprecare fitness, che è la cosa che dei due preferisco che perda, perché mi danno molto più fastidio i fitness che la fornace. Almeno quella le può assorbire il patata, mentre i fitness arriva al punto che ci fanno troppi danni. Madonna mia. Bello però, perché così evitiamo che faccia lo spawn. È una cosa molto molto figa. Ora però lui è l'Elisir per il carognone e io non ce l'ho. Non manda la carogna, ragazzi. Grande mistake. Con la carogna mi avrebbe fatto... Con la carogna mi avrebbe, ragazzi, aperto un mandari. Vaffanculo. Almeno lo spiritello del fuoco non ha attaccato. Il cannone l'ho messo molto in culo al domatore, ma diversamente non avrei mai 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 difeso. Certo, c'era il tronco da poter utilizzare, però
Joe di carogna, fratello veloce di carogna. Però se utilizzavo il tronco, quello un night in più la faceva. Io ho sempre paura che questo abbia Rocket, non il tunnelator. Ok, questo è un problema. Stavo dicendo, se lui ha Rocket, io ragazzi finisco a pecorella, perché solitamente negli spawn deck il Rocket, ragazzi, ci va a nozze. E sta cosa mi mette un sacco di ansia, quindi giù di carogna subito. Giù di carogna che Rocket, non ci avevo pensato. Giù di carogna, fratello, si usa la gabbia di fitness. Io smodo. No, donna polenta. Ok, forse qualche tina la facciamo, ragazzi. A me me gusta. A me me gusta. Terza tina poteva darla carogna, eh. E mo adesso bridge spam, cattivissimo. Io devo difendere qua in fondo. Mettiamo sto rubello per la donna polenta. Quindi giù con la carogna, ragazzi. Non andrò sicuramente a torre, ma l'importante è che leviamo via la capanna di fitness, che è la cosa più rompicogliones di questo mazzo. E sta per arrivare con attacco giù, ragazzi, che ci fa piangere, ve lo dico, per 4 giorni. Sto per piangere assolutamente per 4 giorni. Anche io un po' che non manda nemmeno la carogna. Lo sapevo, fratello. E guarda questi fitness. Via, 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 via. Per favore, che danno che... Mamma mia, ma andiamo, ragazzi, la polenta qua sopra. Io solitamente gli spawn deck non ve li porto, perché il mio umore si altera in maniera drastica e letteralmente divento un qualcosa di... Ma che sei fatto? Ma sei fatto? Ma cos'è un monastero? Ma cos'è un monastero questo? Ma si è chiuso, ragazzi, è un bonzo. È un bonzo, è letteralmente un bonzo. Io faccio così che ho paura della carogna. Mando la polenta sicuramente sui fitness. Ma cos'è, ragazzi? Ma che è? E devo ripartire subito, subito, subito di carogna. Reggi, cannonazzo, reggi. Reggi che parto. Difendiamoci, ragazzi, blocchiamo sto pecchino. Io mando, ragazzi, volete anche un tronchinello a torre, che è molto, molto piacevole. E in teoria con una fireball, se log itta, dovremmo andare. Surprise, motherfucker. No! Ragazzi, che paura. La torre non ha abbastanza vita per morire con una fireball. Porca vacca, ragazzi. Adesso polentina torre. Mandiamo un tronchinello. Ma io posso, ragazzi. Ma io posso lasciare. Cioè, io posso un avversario che mi lascia le torri con 400-329 di vita. Cioè, per carità di Dio, va bene. Ma questo gioco non mi dite che non ti vuol far droppare. No, per carità del cielo. Napoleone, adesso prendi. Vai sulla tua isola, ti fai mangiare dei coccodrilli. E fuori dei maroni. 30 coppe, ragazzi, per noi, 50 fighissime monete, una coroncina. E vinciamo anche sto terzo game. Torniamo in lobby, ragazzi, ci prendiamo le coppe e i denari. Ma sono quasi sicuro che adesso il gioco voglia farmi droppare. E non ve lo dico a caso, perché stiamo trovando un sacco di deck cancerogeni. Ma ve li mostro, guardate un attimino e ditemi se sto sbagliando. E quel deck prima era un pallone. Pecca mega cavaliere, smadonno. Abbiamo il deck pallone, smadonno. Abbiamo il deck fornace e capanna dei fitness. Spawn deck con la carogna, che solo Napoleone dei miei maroni poteva fare. E anche lì, ragazzi, tripla dose di madonne. Quindi sono sicuro che il prossimo deck sarà sicuramente qualcosa di veramente, veramente brutto. Ragazzi, ve lo giuro, non ho perso apposta. Questo era infattibile, guarda, ragazzi. Questo è letteralmente infattibile. Abbiamo un deck contro con gli scrofi, il mega cavaliere, la fuorilegge e l'arciere magico che mi faceva fuori, il cannone a distanza e permettendo ai maiali così di bucare. Era impossibile per me, inutile tryhardare contro un deck del genere. Risparmiamo le energie, ci prendiamo queste tre corone, giustamente era impossibile, quindi gli lascio tranquillamente la vittoria. Perdiamo 6 coppe, ragazzi. Ma ve l'ho detto, adesso arriva il momento del drop. E ragazzi, quando arriva lo senti anche benone. Ultimo game lo porto di volata, perché praticamente il gioco sta cercando in tutti i modi di farmi droppare. Quindi cerchiamo di registrarlo prima che possa finire in Arena 1. Diversamente siamo contro signor Super Dolce e vediamo come... Dolce sto gran paio di palle, ragazzi. Siamo contro Insulina noi. Siamo contro Insulina, ragazzi. Giù di carogna. Vediamo un attimino come si comporta lui e soprattutto che mazzo ha. Se ha un altro spawn deck, io smadonno, ma... No, ragazzi, Insulina è un altro di quei castrati che utilizza il deck Porco Giuda con il Lambergianni e il pallone. Per carità, non c'ho nulla contro di loro, ma quando te ne becchi contro, diciamo, 20-14, ti comincio un po' a girare le palle e dire: oh, ma un principe che lo count. Signorina, la vuole un po' di polenta? Cocca un po' di polenta, la prendiamo? Pochino, ecco, bravo. Ragazzi, fa così. Eccolo lì. Capite che intendo così? Cioè, il mio deck e il deck pallone, ho sbagliato. Prenderò anche... Ma porca, va che danni. Per un sacco di danni, ragazzi. Vaffan. Ragazzi, lasciami stare. Andiamo di carogna, va. Freghiamocene. Giù di carogna. Avanti col porco. E chi se ne frega. E chi se ne frega proprio. Qua non metterò mai. O forse un attimo. Cioè, porco di una bella polenta in fronte. Via con la polenta in fronte a sta macchina. E ce la leviamo via delle balle. Stavo dicendo, ragazzi, non c'ho nulla contro i deck con la mongolfiera. Ma quando te ne trovi 55 contro e i deck col principe, che tra l'altro riesco a counterare, non ce n'è uno. Allora dici, ma porca, allora fa apposta. Allora mi sa proprio di sì. Se vogliamo recuperare, dobbiamo sperare che appunto Insulina faccia qualche giocata del menga e appunto ce la possa lasciar vincere. Ma non sarà mai così, perché Insulina invece è un gran stronzo e manda giù Lamberto. Però volendo col ragazzo zampone, gli blocchiamo l'avanzata e possiamo ripartire di carogna, ragazzi. E avanti col porco, no? Perché in teoria lui non butta la mongolfiera. Si vede che c'è il ragazzo zampone. Però butta zio secco sulla carogna. E insomma, donne, ragazzi.
Ragazzi, ve lo dico, ragazzi, ve lo dico. Se non riesco a partire con un'altra carogna, questo c'è, cioè, clonazione, zio secco e pallone, l'abbiamo letteralmente impecorato del tutto. Vabbè, allora dillo che bestemmio. Allora dillo che bestemmio. Dillo, dillo e mi preparo e bestemmio. Dillo che io mi preparo e bestemmio. Come faccio? Come li countero questi? Buono. Giocannone, vai di carogna, ragazzi. E si va. Non andremo mai a torre. Mi va la polenta, polenta, veloce. Veloce. La bella polenta di quelle pesanti. E così, è a casina, ragazzi. È a casina. No, casino un par di palle. Se questo. Adesso ripartirà col pallone sicuro, fratello, veloce. Io aspetto solo il pallonazzo, ragazzi. Io aspetto solo, ragazzi, il giocattolo e le palle dello zio. Io. Lo sapevo, ragazzi. E lo sapevo che mandava il giocattolo dello zio. O meglio, il giocattolo, le palle dello zio. Questo è un problema, ragazzi. Questo è un problemissimo. Questo è un problemone. Mando la carogna, ragazzi. Chi si frega? Ragazzi, se vivo questa, ragazzi. Cioè, impazzisco. Ve lo dico, impazzisco. Ve lo dico che impazzisco. Se ci. Devo ciclare la carogna, ragazzi. Devo ciclare la carogna. Ciclare una polenta, ragazzi. Ciclare un polentone. Cicliamo, magari sbatto, troncazzo. Ti prego, fai in fretta, ma lo zio sai che in teoria se non esplode io ce la faccio. Polenta, ragazzi, a torre. Avete capito perché vi devo fermare dal giocare? Cioè, oggi è tutto così. Cioè, dopo le tre di fila vinte, baratro. Dunque, raga, ho giocato un po' off camera per recuperare le coppe che eravamo quando abbiamo fatto la terza vittoria. E penso che adesso mi fermerò perché vi vorrei mostrare il game, ragazzi. Mi è stato qualcosa di allucinante. Guardate un attimino. Abbiamo trovato un counter dietro l'altro. Solo due deck principi, diversamente, ragazzi. Pallone, mongolfiera. Deck che abbiamo vinto, quello l'altro col principe. Deck con la domatrice, che per carità era fattibilissimo. Ma la fulmine, quando mi leva il cannonazzo e mi leva il moschettiere, e quella va a torre, so danni. Deck lercio e mega cavaliere con costo 5, 4, 9 più o meno. Bellissimo. Altri deck molto fantastici, come può essere fantastico il deck con il gigante elettrico e la mongolfiera. E per terminare, pecca mongolfiera. Poi potremmo andare avanti per altri secoli, ragazzi. Mi fermo qua solamente perché mi parte veramente l'embolo. Diversamente, abbiamo recuperato le coppe. Un po' di madonne, assolutamente sì. Dovrò fermarmi, per oggi, ragazzi, il gioco vuole farmi droppare. Siamo riusciti a ritornare alle coppe di prima. Ci fermiamo un attimino, poi sicuramente ritorneremo a scalare, sperando che il gioco sia più clemente con noi e che non ci bastoni in questo modo ancora per tanto tempo. Ragazzi, con ciò io spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se così fosse, pollicione in su, vi ricordo che il prossimo video andremo a prenderci il mega cangiante, quindi non perdetevelo, iscrizione, campanellina per essere aggiornati dei prossimi video. E noi ancora ci becchiamo in un prossimo. Ancora vi ringrazio di tutto il supporto. E che dire, qui da Rex è tutto. Bella, raga.